Salve onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su Fallout 2, come sempre io sono l'Arax di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati il nostro arrivo nelle caverne tossiche. Ho rifatto questa parte prendendo meno colpi possibili e riuscendo in un'impresa non decisamente poco ardua, e ora siamo pronti a perdere tutti i nostri punti vita. Ecco, dovevo attaccarlo prima io per evitare di fargli guadagnare terreno e fare schizzare in avanti il nostro caro amico indigeno. Tra l'altro cattivissimo, picchia come un fabbro ed è di una cattiveria immane. Cioè, guarda là. Altro che... Ecco, però noi siamo pure sfigati come la merda, quindi non è che ci va tanto meglio. Non ci va affatto meglio. Ok, allontanati sempre. Di un passo, non ti dà fastidio. Aia. Ma perché mi devi mordere? Ammazza questo lurido scarto di fogna. Ma come hai fatto a mancarlo? Era di fronte a te, porco Giuda. Guarda quanta vita mi stai facendo perdere. Porca puttana, guarda quanta vita mi sta facendo perdere. Sto lurido scarto. Tralasciando che questa è una zona tutta bellamente radioattiva, come potete ben notare, qui c'è un buco. Oltre a una... un ratto, ma non l'ho ucciso io, quindi ratti e gechi non vanno nemmeno d'accordo. Non è una pessima informazione, sembra scontata, ma in realtà è molto, ma molto utile. E ora ci facciamo un bel salvataggio qui, perché noi necessitiamo dei famosissimi stivali di gomma. Non possiamo mettere in armatura, ma possiamo mettere in secondo oggetto, credo. Quindi questo ci dovrebbe impedire di avere danni da radiazioni. Se gli diciamo... Prima di tutto puoi consultare gli spiriti per me. Cosa hanno da dire a proposito di questo posto? Spiriti cattivi, non stare uccidendo bestiame. Ok. Dovremmo distanziarci però. Ripensandoci, credo che... la distanza vada bene per adesso. Non andare troppo lontano. Dovremmo distanziarci un po'. Se ti dico scambia. Peccato che non c'è l'opzione tipo aspetta qui. Se io gli do gli stivali di gomma. Ok, però non ho. Ah, ecco. Se noi andiamo a parlare, controllo combattimento. Ok, tra l'altro questa roba veramente ce la sognavamo in Fallout 1, ce la sognavamo in una maniera assurda. Tra l'altro da 85 punti vita è devastante. E niente, parla. Non dovremmo dire... voglio che tu rimanga qui finché non sarò tornato. Ok, ecco, mi mancava effettivamente. Aspetta un attimo lì con delicatezza. Noi ora, ecco, non prendiamo danni da radiazioni. Fantastico. Ok, e qui abbiamo un bel armadietto. Ok, robe anche abbastanza utili. Queste torce non vedetele per nessun motivo al mondo. Fatto. E senza che dobbiamo prendere ora cure, cose strane. Uno steampack, ne abbiamo pochi, eh. Nel primo se ne trovavano molti di più con molta facilità. Me lo prendo. Arriviamo comunque a 21 per evitare che il prossimo geco ci dia veramente tanto filo da torcere. Ora speriamo che quel buco non serva una corda. Andiamo. Non serve una corda per andare dall'altra parte, perché diventa veramente ostico. Tra l'altro apprezzo che hanno messo anche i compagni... Le teste parlanti, si chiamano così nel gergo, perché come ho visto la maggior parte dei personaggi non le hanno. E soprattutto questo non accadeva nemmeno in Fallout 1. Voi non le avevate fondamentalmente. Ogni persona era in un certo modo uguale. Tra l'altro da qui che c'è una roba da vault. Qui si avremo un'avventura lunghissima, suppongo. Veramente tanto tanto lunga. Ok. Steso addirittura. Oh, andiamo, l'ultimo lo dovevi prendere. Bravo ragazzo. Bravo che prendi lui. Mua, quanto ti voglio bene.
cattiveria, martello. Vedo, spero il prima possibile di trovare un super martello, così almeno rendiamo bello forzuto e cattivo il nostro amico. Però il fatto è che non so nemmeno loro che tipo di armi potrebbero indossare. Teoricamente il combattimento è finito. Ok, cioè nel senso che tipo di armature possono indossare, o se possono anche indossare tutti i tipi di armi. Perché ad esempio in Fallout 1, sì, sempre qui facendo lo stesso paragone, c'era una grande differenza, non potevi indossare, cioè c'erano più che un limite dovuto alle abilità, ok, dei nostri amici, dei nostri companion, c'era un chiaro ed evidente limite dovuto al... Sì, però non è che posso fare un colpo sì e 10 no. Un chiaro limite dovuto principalmente alle animazioni. Quindi c'era uno che ad esempio era molto bravo con le armi leggere, però non aveva l'animazione per usare i fucili, quindi lui poteva usare solo pistole. E quello era proprio Ian, l'ammazza amici, per intenderci. Quel personaggio di cui ho parlato in qualche episodio fa, che aveva questo bellissimo vizio di avere più probabilità di colpire noi che gli avversari. Non so quando stavano sviluppando quel personaggio veramente a che cazzo stavano pensando. Ok, passiamo il turno. Però comunque i gechi sono di una cattiveria immane. Spero veramente che il nostro amico indigeno riesca ad arrivare dall'altra parte della mappa, perché così a due piedi, su due piedi, sì, a due piedi, posso dire che è molto più probabile che non ci riesca. Cosa cazzo mi stai dicendo? Abbiamo finito i proiettili. No, è bugia. È bugia, è bugia, è bugia. È solo un brutto sogno. È veramente finito i proiettili, cioè ci rimangono quelle quattro cazzate in canna. Poi abbiamo finito tutto, tutto. Non possiamo fare più niente. No, no, non esiste. Tra l'altro i resti di un cane, così. No dai, dimmi che bugia. Dimmi che bugia. Come cazzo ho fatto a venire così impreparato in questa zona, veramente? Perché purtroppo ora il problema è che... Che facciamo? Faresti meglio a scappare. Sì. Una volta non ti do torto. Ma perché te la prendi con me, figlio di troia? Ok, allontaniamoci. Ma perché ce l'hai con me? Oppure è finito le munizioni. Cazzo ne so, lancia gli stivali di gomma, potrebbe funzionare. Abbiamo venduto pure il nostro unico coltello. E mi sa tanto che ora si va proprio di calcio prepotente con le nostre totali scarse e inique abilità di combattimento. Tralasciando che mi sa che io crepo di nuovo, ma perché come uno stronzo non ho comprato le munizioni. Lasciando che non avevamo nemmeno i soldi per comprarle, perché con il nostro, reclutando il nostro amico, non avevamo proprio i finanziamenti per permetterci di farlo. Però che palle, eh? Cioè veramente. Come cazzo ho fatto a finire tutte le munizioni? La distilleria non è che poteva andare dopo. No, doveva andare ora, perché sono nato stronzo. Rieccoci qui, signori. Alla fine sono andato direttamente. Ho ricaricato prima di prendere il nostro amico. Così ho comprato le munizioni e sono venuto qui. Ho ammazzato qui la clientela. E qui ce n'era uno solo, fondamentalmente. Stavo valutando di andare in questa zona, ma qui ce ne sono tre. E pur volendo, non abbiamo le munizioni per farlo. No, in realtà ce ne sono quattro. Quindi direi che facciamo un veloce e rapido salvataggio. Diciamo al nostro caro amico che devi rimanere qua, perché non lo possiamo portare nel pozzo di roba radioattivo. Anche perché di fondo la cosa triste è che, ok, hanno migliorato la questione del nostro equipaggiamento e dell'equipaggiamento dei nostri alleati, però non possono fare ancora in realtà tante 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 cose. A parte quello, è il momento di tirare su scienza e riparare, che però qui ci metteremo una vita. Perché, tralasciando che quanti punti abbiamo? 16. Quindi 1, 2, cioè fino a 8 fondamentalmente. 8 qui e 8 qui. Ok, perfetto. Dopo scienza e riparare ci servirebbe anche scasso, ma forse ti tolgo a scienza. E mi conviene di più tenere scasso, perché sono un po' annoiato che ora ogni cosa che proviamo a scassinare è sempre un quasi fallimento critico. Ora noi stivali di gomma già li abbiamo, quindi riusciamo a passare tranquillamente. Speriamo che nessun bravo figlio di puttana provi a intromettersi
Come non detto. No, qua noi scappiamo proprio al volo via. No! Sì, però ragazzo, non era questo lo scopo. Fidati, non era assolutamente questo lo scopo. Perché ora hai preso un boato di danni. E di passare avanti ce la fai. Il problema è ritornare indietro. Come sempre, non è il problema andare, è ritornare. Infatti, fai prendere i colpi a me, che se li prendi tu diventa drammatico. Anche perché, come giustamente ha detto Alessio negli scorsi episodi, quello che ci manca è l'abilità consapevolezza. Che me ne ero. L'avevo capito che era quella, però pensavo, avevo dimenticato che le strenne si hanno ogni due livelli e non ogni uno. Avevo detto, dai, chi se ne frega, al prossimo livello la prendo. Manco per il cazzo, manco per il cazzo, manco per il cazzo, signori. Infatti questo lo si vede in tutta la sua evidenza nel momento che noi qui ad ora non sappiamo ancora come quanta vita hanno i nostri alleati, ad esempio, e andarlo a capire ogni volta andando tipo a vedere, a parlare con lui diventa un pochito noioso. Ok, Mister Lucertolina si avvicina, noi scappiamo via. Ma proprio tanto via. No, 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 non farlo. Passiamo, dovrebbe avvicinarsi verso di noi. Ok, bravo. Bravo. Noi ci spostiamo lì, vediamo lui cosa fa. Oh, perfetto. Non poteva andare letteralmente meglio. Ok. Fagli saltare un po' la testa. Più o meno. Ma perlomeno in quello che possiamo. 5 punti vita che fastidio. Cioè, o te ne fanno 1, 2, poi te ne fanno direttamente 5, porco giù. Danno una probabilità assurda nei danni, Jakey. Che tra l'altro verranno ripresi in Fallout New Vegas. E questo è un ragionamento da fare, perché effettivamente Fallout 2 è quello che più di tutti, non dico ha forgiato l'universo Fallout, però sicuramente è quello che, diciamo, ha riferimenti o comunque ha generato del materiale. Minchia, che dove cazzo l'hai fatto strisciare dall'altra parte del mondo? Dicevo, ha del materiale che è stato largamente, totalmente sfruttato in tutti gli altri Fallout. I Jakey li troviamo in Fallout New Vegas. Come del resto anche i nostri, la New Reno, che sarebbe New Vegas. O anche il senso di un'altra fazione che non voglio ancora nominare. Sei qui. Ma buongiorno. Ma buongiorno. Vedi un trapper sporco con addosso degli abiti stracciati e macchiati di sangue. Sembra favorire leggermente. Sembra favorire leggermente una gamba rispetto all'altra. Ah, quindi stai dicendo che sta zoppicando. Sembra favorire leggermente una gamba rispetto all'altra. Ma che cazzo? Ehi, straniero, la gente mi chiama Smiley. Sono davvero felice di vederti. Credevo proprio che sarei morto qui dentro. Sono messo male, da solo non riuscirei a farmi strada tra le dannate lucertole. Che ci fai qui? Ho sempre catturato il maggior numero di Jakey dorati nella zona nord-ovest di Klamath. Perciò ho pensato che tutti i Jakey dorati dovessero venire da qualche parte non distante da lì. Sembra proprio che tu abbia fatto centro. Sembra che io ci sia arrivato un po' troppo vicino al centro. Sono entrato senza problemi, ma poi uno di quei dannati Jakey mi è piombato alle spalle ed è andato dannatamente vicino a staccarmi la gamba. Sono riuscito a malapena a trascinarmi fin qui. Mi domando perché non ti abbiano finito. Beh, credo che a loro non piaccia molto camminare sopra quella sostanza fosforescente. Non posso certo biasimarli, brucia un casino se ti finisce sulla pelle. Ma questo non sembra impedire loro di bersi quella roba come se fosse la migliore birra del Buckner. Del Buckner. Interessante. Abbiamo chiacchierato anche troppo, adesso filiamocela da qui. Credo che insieme dovremmo essere in grado di uscire da qui senza problemi. Avrei proprio bisogno del tuo aiuto. Ok, puoi unirti a me, farò in modo che tu esca da qui e che torni a Klamath sano e salvo. Scommetto che Ardyn sarà felice di rivederti. Ok. Possiamo dare un'occhiata al terminale? Non succede nulla. Devo usare l'abilità scienza?
non sei riuscito ad imparare. Ora è da capire perché abbiamo fallito la nostra abilità scienza o perché in un qualche modo questo computer non fa un cazzo fondamentalmente. Questo ora è da capire. Se avete consigli, ragazzi, datemeli perché veramente alle volte l'universo Fallout è pieno di tutte queste piccolezze. Cioè, no, in realtà sono anche macroscopiche, cioè si vede, cazzo, è enorme. Però il problema è che ha così tante cose con cui puoi interagire che non è mai stato chiaro quelle che effettivamente sono utili e quelle che non lo sono. Ad ogni modo, vediamo qui come riuscire a interagire con l'area. Pare tu debba prima riattivare il generatore. Quindi qui. Il generatore probabilmente alimenta l'ascensore. Se uso ripara, non sei riuscito a riparare il generatore. È fantastico come facciamo schifo in entrambe le cose in maniera così magnifica. Cioè, facciamo tanto schifo a riparare quanto in scienza. È una cosa che dopo il dialogo ce la dobbiamo assolutamente in ogni maniera portare su. Però sapete cosa vi dico, signori? Che data la situazione, che comunque non abbiamo comprato molti proiettili perché non ne aveva a disposizione, ne abbiamo solo 7. Meno di un caricatore, praticamente. Praticamente meno di un caricatore. Sì, cioè un caricatore e un colpo. Siamo riusciti a rimettere a posto. Direi che ci prendiamo il nostro amicone. Barattiamo. No, parliamo. Ok. Vediamo quanta vita. Carico, punti azione 39, cioè comunque tostissimo lui, proprio berserker cattivo. Per il momento è tutto. Ok, andiamocene. Perché ho subito danni? Io ho gli stivali di gomma. No, che non ce li ho, per questo ho subito danni. Vaffanculo. Ah, si sono consumati. Ma vaffanculo, e me lo dici ora? Che ho 6 punti vita. Vabbè, qui comunque sarà per forza da tornarci. Così facciamo pure questa via. Ammazziamo gli ultimi gechi e prendiamo l'ascensore. Eh no, così no, eh. Così no, vaffanculo. Vai via. Non dirmi che l'affrontate corpo a corpo. Ma voi come cazzo li ammazzavate i gechi, porco Giuda? Ragliando. Vaffanculo. Affronta uno di loro due, non me. Bene. Come non detto. Come non detto. Insieme ce la faremo, sì, a calci e pugni. A calci e pugni, giustamente. Guarda ora come crepo. Appunto. La cattiveria di questo gioco è immane. Che poi, appunto, solo una domanda prima. Che cosa sai a proposito di queste grotte? Queste grotte sembrano essere una sorta di magazzino costruito prima dello scoppio della guerra. Credo che ci sia dell'altro sotto di noi, ma c'è una strana serratura tecnologica. Ma perché è detto proprio così? Tipo tecnologica nella porta. E poi non ho avuto abbastanza di questo posto. Filiamocela via. No, non so perché è diventato sarto. Il caso ha voluto che diventasse un sarto, ragazzi. Non prendetevela con me. Ok, l'abbiamo passata senza problemi. Andiamo. Quindi credo che ci si rompe, il nostro coso si rompe nel mentre che noi passiamo. Invece no. Ma noi ce l'abbiamo. Sì, non... Ah, Madonna, cazzo, è la delicatezza di una ballerina, amico mio, eh. E poi, momento. 3 secondi, fatemi vedere se sta registrando come Dio comanda. Parrebbe di sì. Ora... Abbiamo 10 punti vita. Siccome è ricomparso un altro bel figlio di puttana, aspettiamo che lui venga da noi. Guarda che bastardo che si è messo nell'anfratto. Così io mi devo per forza avvicinare. Dai, vieni da me. Non mi va di fare qualsiasi cosa. Mi va di sopravvivere. Ho pochi proiettili, poca vita e tu sei in mezzo ai coglioni. Ok.
Oh, questo sì che è un gran bel colpo. Stanno praticamente bullizzando. Ci abbiamo provato. Ma me lo devi far strisciare vicino a me, non ho capito. Come hai fatto a mancarlo? Aia. Smilia ha mancato il bersaglio, chissà perché non mi sorprende. Però ce l'abbiamo fatta. Con un piccolo critico. Dicevo, pregando gli dei di non trovare altre persone lungo la via, vediamo di sparire da questa zona il più velocemente possibile. Sperando anche di non incontrare altri simpaticoni lungo la via, perché sì, signori, no, non sarà il massimo della strategia, però necessitiamo di sparire da questa zona per poi tornare in seguito più in là. Ehi, grazie per aver salvato il culo, farò meglio a tornare in fretta a Klamath, ci vediamo lì. Certo che ci vediamo lì, ma pure io me ne vado. Nella situazione in cui sto sono devastato in tutte le forme, in tutte le maniere assurde. Sperando che mi dai veramente una lauta ricompensa perché per come sono messo, guarda. Come si suol dire dalle mie parti, non ti accogli nemmeno con una mazza, cioè non riesci a stare in piedi nemmeno con una mazza. Tra l'altro stiamo facendo Salva Slimy, il trapper. Ok. Come vedete abbiamo recuperato solo 14 di vita. Ed è tornato. Sì, eccolo qui. Prima con lei. Tu sei quello che ha ritrovato il mio Smiley. O Smiley, ma come cazzo si chiama? Grazie, grazie, grazie mille. Smiley è stato fortunato questa volta. Gli dica di essere un po' più prudente. Beh, so proprio cosa fare per... Beh, non so proprio cosa fare per ringraziarsi. Non è necessario ringraziarmi, c'era bisogno di aiuto e io mi sono trovato lì. Non ho molto, ma ecco, 100 denari. Avrei voluto darti di più, ma con tutti i Brahmin che abbiamo perso, questo è tutto ciò che possiamo permetterci. Mi dispiace. Grazie, signore. Arrivederci. E tu, vecchio ragazzo mio? Ti sono debitore per aver salvato la pelliccia. Per avermi salvato la pellaccia. Immagino, la pelliccia. Il minimo che posso fare per ricambiarti è insegnarti qualcosa. Insegnarmi? Insegnare? Dal momento che quei gechi stavano per farmi la pelle, lascia che ti insegni come prendere loro. E che cosa bisogna fare per scoiarli in modo corretto? Smiley ti dà una dimostrazione. E quando li uccidi, puoi prendere le loro pelli e venderle, ok? Grazie, sono sicuro che questo mi tornerà utile. Parliamo di qualcos'altro adesso. Beh, avrei un paio di domande a proposito della caccia di gechi. Voglio imparare tutto quello che c'hai da insegnarmi a proposito dei gechi. Ci sono molte cose da imparare. Insegnami, oh grande trapper. Beh, vedi, le cose stanno più o meno così. I gechi dorati e quelli normali sono praticamente le stesse bestie, ma quelli dorati hanno ricevuto una seconda passata di bastardaggine pura e genuina. Il tempo passa mentre impari varie nozioni riguardanti i gechi. È stato splendido. Credo di sapere molte più cose sui gechi adesso. Grazie, arrivederci. Ok. Molto utile. Non credo di voler imparare qualcosa in questo momento. Parliamo di qualcos'altro piuttosto. Un sacco di domande a proposito di questa zona. La signora Booker è contenta di riaverti con sé? La vedova Booker è così dannatamente felice di vedermi che potrebbe diventare la signora Smiley in poco tempo. Stava persino dicendo qualcosa a proposito di darti una ricompensa per aver ritrovato il mio culo peloso e averlo riportato da lei. Non volevo sapere il dettaglio peloso, grazie. Sono felice per voi due. Vorrei chiederti qualcos'altro. No. Pensavo che ci vediamo. Ok. Vedi Smiley, il trapper. Sembra stare molto meglio da che l'hai salvato dalle grotte. Da che l'hai salvato delle volte dalle grotte. E ora teoricamente ci ha dato anche un'abilità unica. Scoiatura gechi. Conosci il modo corretto per scoiare i gechi senza rovinare la loro pelli. E tra l'altro ci dovrebbe aver fatto mentare un po' escursionista per quanto riguarda tutte le varie vicissitudini che abbiamo avuto con il ragazzo. Quindi teoricamente è anche bella lì per questo. Quindi dobbiamo tirare su e riparare e scassinare a ogni costo. Oltre al fatto che ci servono veramente un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di munizioni perché ne abbiamo pochissime e abbiamo ancora meno denaro.
Vorrei offrire un giro di bevute. Vorrei barattare. Fammi vedere quello che hai. 24. 150. Ti è così. 150 sull'unghia. Quelli che abbiamo guadagnato li spendiamo in munizioni. Vaffanculo. Ma è l'unica cosa che possiamo fare, signori. Ok. E a questo punto, grazie dell'aiuto, arrivederci. Tra l'altro, com'è cambiato la nostra relazione? Tra l'altro, anche il sistema karmico qui da viaggiatore, in base alle città, anche questo è stato ripreso moltissimo. Arroyo, clamati idolatrato, den neutro. Beh, grazie al cazzo, non ci siamo ancora andati. E ora, giusto per farvi capire, cane di merda. Dicevo, cazzo, l'avventura è finita. Il cane si è messo di fronte alla porta. Non si va più da nessuna parte. Giusto per farvi vedere quanto tempo ci impiega. Ora vado nel Pip-Boy. Aspetto. Riposa fino a completa guarigione del gruppo. E ora noi ce ne andiamo così di tranquillità, aspettando i prossimi, boh, 20 giorni probabilmente. A proposito di questo, voglio dire, signori, non credo di poter rispondere a i commenti nello scorso episodio, perché questo lo sto registrando praticamente di seguito, purtroppo non propriamente per colpa mia, ma più semplicemente per il semplice fatto che ieri non sono proprio riuscito a postare l'episodio per vari impegni, quindi ci accontentiamo un attimo. Come vedete, signori, ora ho recuperato tutta la vita e quanto tempo è passato? 7-8 giorni? 4, 5, comunque sicuro. Tanto fammi vedere, sì, siamo al massimo punti vita, almeno ora ne abbiamo 43, decisamente molto meglio dei 29. E ora più che mai sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. E ci becchiamo nel prossimo episodio.